Buonasera a tutti. Buonasera, Buonasera. buonasera. Questa sera porto i saluti del nostro presidente del Comitato di Milano, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Matteo Gherghetta, che purtroppo non può essere presente. Saluta tutti quanti, saluta soprattutto i nostri graditi ospiti, che sono Luisa Ghidini, consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani Cattolici, fondata da Mattei. Oggi è l'anniversario della morte di Mattei, per cui vogliamo ricordarlo anche noi, ne hanno parlato i telegiornali, i giornali radio, per cui lo ricordiamo anche noi doverosamente. Abbiamo con noi il professor Nicola Nante, professore ordinario all'Università di Siena nel settore scienze mediche. Professore, mi corregga perché è molto difficile spiegare quello che lei è. Non è così semplice per un ignorante come me. È anche vicepresidente del raggruppamento INGAUNO, che fa parte della Federazione Volontari della Libertà. E abbiamo con noi chi ci ha dato lo spunto per questa conferenza, Walter Lazzari, come precedenza, devo dire, che presidente del Comitato di Savona, di Comitato Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e anche segretario del raggruppamento INGAUNO, sempre Federazione Volontari della Libertà. Però Walter Lazzari è anche laureato in Scienze Politiche, indirizzo internazionale presso l'Università degli Studi di Genova. E come Short Term International Observer ha seguito sul posto il processo elettorale di paesi uscenti dai regimi autoritari, la Repubblica Democratica del Congo e il Salvador. Da alcuni anni conduce una ricerca comparata sulle riforme agrarie nei cosiddetti regimi di socialismo reale, con gli esiti di medio e lungo periodo, che vuol dire distruzione delle tradizionali società organiche contadine, impoverimento, degrado ambientale. In proposito, ha pubblicato uno studio sull'esperienza dell'autogestione in Jugoslavia negli anni dal 1950 al 1988 ed è di prossima pubblicazione un saggio sulle politiche agrarie del regime cubano nei primi dei suoi 30 anni di vita, 1959-1980, 1989. Lo studio sull'Holodomor si inserisce in questo filone. Oltre alle esposizioni della mostra su Panelli, la conferenza in queste settimane che precedono la commemorazione viene portata in diverse città del paese: Savona, Milano, Udine, Lucca, Pisa, Genova e penso in tante altre, vero Walter? Vediamo. Speriamo. Tale ricerca sulle riforme agrarie trae profitto da viaggi e raccolta di testimonianze sul campo. Pertanto, oltre pressoché tutti i paesi europei dell'ex blocco orientale, ha visitato Cuba, Nicaragua, Eritrea, Vietnam, Laos, Cambogia, Repubblica Popolare di Corea, Democratica di Corea. Alcuni di tali viaggi sono trattati sul blog Cahiers Helvétiques. Allora, abbiamo fatto le presentazioni, ma oggi Walter Lazzari ci parlerà della più colossale e impressionante occultamento della storia contemporanea, cioè di Holodomor, un genocidio sconosciuto. Volevo solo dire una cosa che forse Walter vuoi dire tu, ma comunque ti Mai. anticipo. Holodomor significa in ucraino uccidere tramite carestia. È un vocabolo ucraino che mette in rilievo l'intenzionalità di far morire di fame un popolo. La tragedia dell'Holodomor è stata riconosciuta come azioni crudeli nel 2003 dall'ONU. Nel 2008 anche il Parlamento europeo l'ha riconosciuto come genocidio, ma molti paesi europei sono ancora in bilico, non l'hanno riconosciuto ufficialmente, vero Walter? Almeno Già, già. così è, almeno così abbiamo letto. Quindi a te la parola, ti ringraziamo
per quel tempo, come ringraziamo Luisa, come ringraziamo il professor Nante della vostra presenza. Luisa, se cominci tu con i saluti, mi fai un piacere. Va bene, grazie. Grazie. Allora, intanto ringrazio sia Anna Maria che Claudio che mi permettono di portare i saluti della NPC, Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Tu sei andata un pochino oltre, comunque cristiani. Scusate, allora scusa. Va bene, che rappresento pro tempore in Città Metropolitana di Milano. È importante che cosa? È importante non perdere la memoria dei nostri partigiani che in diversi raggruppamenti, infatti la FVL raggruppa parecchie formazioni partigiane, hanno contribuito a liberare l'Italia dal nazifascismo e ci hanno regalato, io non smetto mai di dirlo, la nostra Costituzione, che andrebbe magari applicata con più energia invece di pensare a stravolgerla. Ringrazio Walter Lazzari, presidente del comitato NVGD di Savona, che non conoscevo e col quale ho avuto uno scambio telefonico e mi ha molto rincuorato. Ecco, io non conoscevo ad esempio questa pagina tristissima del Novecento di quello che è successo. L'ho ritrovato questo piccolo passaggio, ma proprio piccolo, nel libro Il Cavallo Rosso che sto leggendo, e proprio dove si parla della ritirata dei nostri militari dalla Russia, la famosa tragica ritirata dalla Russia. Si fa proprio accenno a questa carestia, questa spaventosa carestia che era successa nel 1933. Quindi ancora di più mi sento coinvolta a capire un po' cos'è successo, eccetera. Io penso che l'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, così come la FVL, cerca di trasmettere alle nuove generazioni, con incontri mirati nelle scuole, perché poi riusciamo anche a fare queste cose ogni tanto, la storia soprattutto di quella componente cristiana che più volte è stata, diciamo, relegata a zona grigia o peggio ancora tacciata di attendismo. Invece i cristiani combattenti avevano un modo diverso di affrontare le battaglie e cercavano infatti di non far ricadere sulle popolazioni che li aiutavano inutili pericoli, ecco, un atteggiamento che purtroppo altri non avevano. Ringrazio poi innanzitutto la vostra associazione, ecco, la NVGD, che non solo nel giorno del ricordo, celebrata appunto il 10 febbraio di ogni anno, è proprio voluta con una legge del 30 marzo 2004, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, e vuole conservare, proprio rinnovare la memoria della tragedia degli italiani, perché sono italiani, e tutte le vittime delle foibe, dell'esodo, dalle loro terre degli italiani. Cioè noi ci riempiamo tante volte la bocca di aiutare queste persone che arrivano da altri paesi, ma noi abbiamo avuto una tragedia anche noi in Italia e tanta gente ancora oggi fa finta di niente, invece magari bisognerebbe affrontarlo questo ragionamento. Mi fermo, ringrazio ancora tutti per quello che state facendo e ringrazio anche per tutti questi giovedì, che ormai è diventato un appuntamento importante. Ogni tanto riesco a collegarmi oppure me li vado poi a rivedere, e secondo me trattate veramente degli argomenti che andrebbero magari poi fatti girare un po' di più. Grazie ancora. Grazie Luisa. Allora, professor Nante, desidereremmo sentirla, grazie. Ma lasciatemi dire che anche a nome dei miei associati siamo onorati di contribuire all'attività culturale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Il nostro socio e segretario ci aveva arricchito già culturalmente con la prima edizione di questa conferenza, seminario a maggio. Molti di noi non avevano neanche sentito parlare di Holodomor. È incredibile che un evento storico di questa portata non entri nei libri di storia. È incredibile. Grazie a Walter, noi oggi non solo entriamo in contatto con la vostra associazione, ma io personalmente conosco Luisa Ghidini, della nostra, posso dire, consorella Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. E anche questo è un piacere, perché insomma la rete di conoscenze è importante. Grazie Walter. Ora, la Federazione Italiana Volontari della Libertà, di cui il mio raggruppamento è una costola locale, è nata per scissione dall'ANPI nel 1948.
su iniziativa di personalità del calibro di Enrico Mattei, già citato e non abbastanza citato, poi di Raffaele Cadorna, Enrico Martini, Paola Del Din, Paolo Emilio Taviani, Eugenio Cefis, Mario Ferraria Grav, Giovanni Marcora, Mario Argenton, insomma, aggregando le numerose associazioni autonome, partigiane, cattoliche, liberali, apartitiche, che nel contesto ideologico da guerra fredda, delle contrapposizioni che si ponevano allora, queste associazioni si schierarono, si dissociarono dall'ANPI e si schierarono apertamente per una che in Italia si stabilisse una democrazia occidentale. L'ambito ideologico della Federazione Italiana Volontari della Libertà è una sintesi, anche se mai formalmente, filosoficamente teorizzata, però tra liberalismo e dottrina sociale cattolica. Tra i due motti che li caratterizzano, in ginocchio per pregare, in piedi per combattere, o con l'arma ho difeso la patria, con il lavoro l'ho ricostruita. In sostanza la FVL è venuta assumendo simbolicamente la mission di non consentire che l'immagine della resistenza, alla quale ha partecipato anche mio padre, è il motivo per cui mi trovo qui, per evitare che l'immagine della resistenza venisse monopolizzata e strumentalizzata politicamente. Il raggruppamento in Gauno è un fatto provinciale, diciamo, è una costola locale della FVL. In Gaunia vuol dire Albenga, territorio albenganese, che è un territorio a cavallo tra le province di Savona e Imperia. Anche noi in Gauni siamo una piccola e sfortunata enclave culturale. Gli Ingauni sono stati l'ultimo popolo italico ad arrendersi alla conquista romana. Eravamo alleati di Annibale, ahimè, diciamo, e da allora ci siamo sempre trovati nel corso dei secoli dalla parte sbagliata. Da ultimo, siamo dominati dai genovesi, diciamo, ma siamo rassegnati al nostro destino e cerchiamo comunque di contribuire in qualche modo. Scusatemi se porto quest'ultima considerazione semiseria in una giornata che rievoca dei fatti terribili. Io sono un medico, come già ha anticipato la dottoressa Crasti. Crasti o Crastic? Perché a questo punto mi pongo un problema: come ti devo chiamare? Mi devi chiamare Anna Maria? Ma è Crasti. Poi un giorno ti racconterò tutta la storia del mio cognome. Grazie. Scusatemi. Io sono un medico di sanità pubblica. In realtà qualche storia di epidemia, un po' di storia delle epidemie, mi sono anche trovato, come dire, a bazzicare tra gli archivi, diciamo, anche se non è esattamente il mio mestiere. Io ho imparato molto stando vicino a Walter. In realtà non lo conosco da tanto tempo, ci conosciamo da 2 o 3 anni, diciamo, e ogni giorno è una scoperta. Io ho imparato molto perché lui invece di storia se ne intende, se ne capisce, e non solo resistenziale, perché io un po' di storia resistenziale, capito, con il papà partigiano, e praticamente sono venuto grande, diciamo, a pane e resistenza, però il mio ambito era tutto lì, diciamo. Adesso stiamo insieme allargando un po' i nostri orizzonti. E niente, io vi ringrazio per questa occasione che date anche a noi di farci conoscere, e niente, Walter, adesso tocca a te, ecco. Certo. Allora, Walter, tocca a te, e soprattutto facci capire, uh-huh, e dopo fare un piccolo intervento che non sarà un parallelo, ma di quello che è successo in Istria proprio subito dopo l'avvento della Jugoslavia, darò dei numeri e li sentirete. Basta. Sì, sì. Allora, Walter. Lo chiederò espressamente, sì. Grazie, è una bellissima atmosfera, ci siamo conosciuti in fondo ieri, ma... Ecco, quindi saluto te e l'insostituibile Claudio, e attraverso di voi mi portate i saluti al presidente Matteo Gherghetta, che ho conosciuto a Gorizia, è veramente una bella persona. E poi saluto tutti gli ascoltatori,
confidando che anche attraverso la vostra pagina Facebook ci possa anche rimanere un canale, perché poi alla fine magari mi permetterò qualche propostina operativa, quindi vediamo. E saluto il mio presidente, il mio vicepresidente che è sempre così caro, anche se è troppo buono, e veramente un cordiale saluto a Luisa. Io penso che queste nostre tre associazioni, che grazie a voi si sono incontrate, confido che questo incontro sia fecondo e che avranno a incrociarsi nuovamente per altre cose. Sullo sfondo c'è sempre una cosa che è un patrimonio di tutti, la risoluzione del Parlamento europeo 19 settembre 2019, che è appunto la memoria di tutti i totalitarismi e che ci vede accomunati, ecco, in questa memoria. Mi ci butto subito nell'argomento, perché è sodo, e cercherò poi di staccare, magari di aiutarvi staccando dei blocchetti di slide, qualcuna dovrò anche saltarla. E benissimo, tu hai già detto che è una un colossale, impressionante occultamento, e adesso voi che ci avete salutato quasi scusandovi che non conoscevate, questa è la condizione di tutti noi, ecco, la non conoscenza, non per giustificarci, ma ecco, siamo qui per cercare di colmare. E allora, ecco, caliamoci nel brutto, scusate, ma ecco, e quindi questo passo di narrativa, non so se mi spiego, di Vasily Grossman già ci aiuta. Da prima la fame scaccia di casa, perché in un primo tempo ti brucia, ti strazia come il fuoco, ti strappa le budella e l'anima. Allora l'uomo scappa di casa. La gente estrae i vermi dalla terra, raccoglie l'erba, hai ben visto, fino a Kharkov strariparono. Tutti si allontanano da casa, se ne vanno tutti. Ma poi arriva il giorno che l'affamato torna indietro, trascinandosi alla sua capanna. Questo significa che la fame lo ha sopraffatto. Ormai quell'uomo non si salva più. Si mette a letto e là giace. Una volta che la fame lo ha sopraffatto, quell'uomo non lo rialzi più, non solo perché non ne ha la forza, è che gli manca l'interesse, non ha più voglia di vivere. Sta lì, steso, zitto zitto, non si muove e non ti venga in mente di toccarlo. L'affamato non vuole mangiare, pisce ogni momento, ha la diarrea, diventa sonnolento, non vuole essere disturbato, vuole che lo si lasciano in pace. Così distesi si avviano alla morte. A certi invece dava di volta il cervello, non si calmavano fino alla fine, li riconoscevi dagli occhi lucidi. Erano loro quelli che facevano a pezzi i morti e li cuocevano, uccidevano i propri figli e li mangiavano. Si risvegliava in loro la belva quando l'uomo moriva in loro. Ho veduto una donna, l'avevano portata sotto scorta al centro distrettuale. Il suo viso era di un essere umano, ma aveva gli occhi di un lupo. Dicono che questi li hanno fucilati tutti quanti. Ma non erano loro i colpevoli. Colpevoli erano quelli che riducevano una madre al punto di mangiare i propri figli. Ma credi che si trovasse il colpevole? Hai voglia di cercarlo? È per il bene, per fare il bene dell'umanità, che loro hanno ridotto le madri a quel punto. Allora noi rimaniamo lì. Ecco, come può essere. Però forse, non forse in voi, ma in qualcuno può sorgere anche, vabbè, ma adesso la raccontano un po' grossa, forse. Allora, prima di chiederci il perché si possa arrivare a questi punti, è forse doveroso parlare dei fatti, entrare subito nel concreto di come sono andate le cose, e quindi, senza farla troppo lunga, perché non si può partire da Adamo ed Eva, a un certo punto, rispetto alla questione agraria, rispetto ai contadini, quali sono stati i provvedimenti della rivoluzione. Il giorno dopo, ma veramente il giorno dopo della presa del Palazzo d'Inferno, avvengono i due grandi decreti, quello per la pace subito con la Germania e quello sulla terra, decreto sulla terra, distribuzione e assegnazione della terra in proprietà, e veramente diedero la terra ai contadini in proprietà.
È la prima riforma agraria, quella che si dovette fare subito per acquisire il consenso, perché lo sappiamo, i bolscevichi erano pochi, ma quei pochissimi erano un po' presenti nelle città, le campagne erano tutte opposte a loro, soprattutto predominavano i socialisti rivoluzionari, quando non ancora più moderati. Poi però, ecco, dopo questo primo momento, anche forse un po' di euforia, subito a causa della guerra civile, non la faccio lunga, tante ragioni, fatto sta che il governo decide di passare a quello che si chiama il comunismo di guerra. Quindi, per aiutarci con le date, già dal 18 al 21 abbiamo un periodo speciale. Loro sono bravi nei periodi speciali, ecco, nelle eccezionalità. Quindi, al di là del fatto che nominalmente avessero la proprietà della terra, ci deve essere controllo statale della produzione, razionamento delle derrate alimentari, requisizione forzata ai contadini per la distribuzione nelle città e ai soldati dell'Armata Rossa, e poi altre misure che prendono, perché questo comunismo di guerra attraversava tutta la società, la classe operaia e le città, quindi divieto di sciopero, militarizzazione del lavoro, turni di lavoro forzati. Questi sono stati gli anni durissimi dal 18 al 21. Ovviamente conseguenze, crisi dell'economia di scambio, si passò al baratto, poi vabbè, altre cose collaterali come bambini paria che giravano, mendicità eccetera, grandi sollevazioni contadine, qui parliamo del mondo delle campagne, duramente represse, roba come 200.000 fucilati. Queste cifre sono sempre tutte fondate, non è che le sparo così, in seguito poi vedrete proprio i riferimenti bibliografici. E poi per certi aspetti lo zarismo già aveva conosciuto queste cose di portare in Siberia, eccetera, però iniziano in modo organizzato, in grande stile, le deportazioni. E quindi una situazione di sfascio, e abbiamo una prima grande carestia, 5 milioni di morti. La carestia che in pratica fu coeva o leggermente successiva, traslata un poco al comunismo di guerra. Stiamo parlando 1918-21. Lenin, era stato un comunista ma era anche intelligente, a un certo punto capisce che bisognava ridare un po' di fiato a queste campagne, ai contadini, permettere che si rimettessero a produrre e ci avrebbero guadagnato tutti quanti. Allora, attenzione, però provenienti in via provvisoria, perché sono contrari ai principi leninisti, li adottò in via provvisoria. Una restaurazione della libertà di commercio, del pieno o quasi pieno godimento della proprietà privata, delle piccole e medie imprese, vabbè, i grandi possedimenti, i grandi culacchi erano già scappati, ecco. Sostituzione delle requisizioni, che erano una cosa draconiana, perché ti portavano via anche quello che ti serviva per mangiare, con una imposta in natura. Abbiamo alcuni anni di relativa calma, quindi con la NIEP si torna ai livelli di vita dignitosi di prima della guerra e della rivoluzione. L'economia si risolleva un po', però il libero mercato produce profitto. I coltivatori si stavano arricchendo. Questo che fossero liberi e che fossero proprietari era contrario ai principi leninisti. Nel frattempo, poi nel 24, muore Lenin. E quindi comunque si doveva adesso andare verso qualcosa di, uso la loro fraseologia, il loro vocabolario, qualcosa di più maturo, qualcosa di più elevato che fosse il socialismo vero. E quindi la data cerniera è il 1929, che lo è per tutto il paese, lo è nelle città, banche, trasporti, eccetera, nelle fabbriche, il primo piano quinquennale. Ma adesso noi non possiamo mettere a separare il piano quinquennale. Che cosa è stato invece nelle campagne? Parallelamente abbiamo la collettivizzazione forzata delle campagne. Cioè loro, i governanti bolscevichi, già da tempo esortavano a mettersi in cooperativa, a riunirsi in cooperativa, eccetera, eccetera. Ma nessuno ci voleva andare. Invece a questo punto fu forzosa. Che significava andare in cooperativa? Io ho provato a pensare oggi come poterlo immaginare. Sicuramente i colcos erano grossi e scassati, però ecco, possiamo immaginare la nostra città con gli ipermercati
Ecco, e chiedono, scendiamo giù, qui sotto c'è una piazza, scendiamo giù nella strada dove abitiamo e pensiamo al farmacista, al macellaio, a quello che vende le cartucce per le stampante. Tutti i negozianti, questi qui, devono conferire tutto quello che hanno di beni, qualcuno ha messo su una palestra, delle attrezzature, devono dare tutto alla cooperativa ed entrare nel più vicino grande ipermercato. E questi qui, scusate, avevano delle loro cose, cercavano di farle fruttare, la reazione non è bella, ecco. Comunque, questo è coercitivo, conferire all'ammasso tutte le scorte familiari, riunirsi in cooperative, quindi lasciare tutto ed entrare nominalmente soci di cooperative, sul piano concreto, effettivo, diventavano dei salariati che non avevano più nulla e ricevevano, quando andava bene, sotto forma il salario, sotto forma di beni di consumo di cibo in natura, ecco. E all'interno di questo discorso bisogna capire un attimino, non posso non dirvi due cose su questa cosa di liquidare i culati come classe. Allora, liquidare, cioè questo vocabolario ecco, che è proprio tipico leninista, ma e poi successivo, ecco, del marxismo-leninismo. Questa qui è la vita delle persone. Liquidare, cosa significava? Significava che, in quanto culaco, che cos'è il culaco? Lo storico Nicolas Wirth dice che basta avere durante l'anno, anche saltuariamente, un salariato per alcuni mesi, avere due cavalli, quattro mucche, cavalli, attenzione, non c'erano altri cose da tiro, ecco, altri strumenti, e un po' di macchine appena un po' più perfezionate dell'aratro. Questo qui era già un culaco, capite che questo è un piccolo contadino, quindi c'è già anche uno stigmatizzare pressoché tutti coloro che hanno una piccola proprietà, come dire, da noi i coldiretti sarebbero tutti culacchi, ecco. Allora, costoro dovevano sparire in quanto tali, come classe. Le opzioni, ti molli tutto e vai tu, la tua famiglia, con le tue mani, entri nel kolkhoz. Oppure chi si opponeva, in genere appunto i maschi, quelli un po' più robusti, eccetera, venivano fucilati. Abbiamo delle fucilazioni in massa che hanno delle cifre veramente impressionanti. 20.200 persone solamente nei distretti di confine dell'Ucraina occidentale. Sono dati della GPU. Non dei detrattori, ecco, sono dati del regime, della GPU, sapete, è il nome successivo assunto da quella che era la CK, la polizia politica, quelli che giravano col cappotto di pelle. Ebbene, le fucilazioni e poi i familiari, la deportazione. La deportazione assunse delle dimensioni, 1 milione di famiglie deportati. Cosa successe? Che neppure questo regime neppure aveva l'organizzazione necessaria per poter realizzare questa deportazione. Quindi i treni che si fermavano nella taiga senza più carburante, senza più possibilità, e quindi bambini e vecchi, a cominciare da loro, che morivano di freddo. Quindi la deportazione, esiste il fenomeno all'interno della deportazione, il fenomeno della deportazione e abbandono. 500.000 morti che non sono manco arrivati a destinazione. Fra di essi, poi fra i non arrivati, c'erano appunto tutte questi ragazzi che poi magari diventavano ladruncoli, che rubacchiavano, qualcuno che cercava una città, e quindi poi c'erano delle fucilazioni sommarie di questi qui, che erano trattati come cani randagi. E una cosa ve la devo dire, il sistema delle quote. Allora, questo regime di socialismo scientifico, no? Quindi una idolatria della scienza, del calcolo, invece un dileggio per le scienze umane, non parliamo della religione o della speculazione. Ebbene, loro applicavano le quote, che fossero i piani di debellamento della malaria, le curve di liquidazione dell'alfabetismo, che fossero appunto gli obiettivi quinquennali di produzione. Loro dicevano: il territorio è grande così, la popolazione è distribuita così, vuol dire che questo oblast deve darmi tot di questo, quest'altro oblast deve darmi tot di quell'altro. Ebbene, questo approccio così, e loro lo applicarono alla, come dire,
alla postulazione dei malvagi. Noi postuliamo che quel tale territorio abbia tot di malvagi da estirpare. Estirpare è un altro termine che non ho, ma che loro usavano proprio, no? Lo troviamo poi. E quindi abbiamo le quote di deculatizzazione. Pensate, una variante minima e una massima, no? Abbiamo i culati di prima categoria e devono uscirne 15.000 per l'Ucraina, 8.000 per il Caucaso settentrionale, 4.000 per il mio. Questo io ho copincollato un capoverso da Nemici del Popolo di Nicola Verta, edizioni Il Mulino, Bologna 2009. Ecco, non è che. E poi arriviamo fino a quelli di terza categoria. Allora, cosa succedeva? Che i dirigenti locali, i quali la posta in gioco non era il posto di lavoro, era la testa, chiaro? Era la testa, la disponibilità a dare esecuzione capitale anche di quelli all'interno delle proprie file era facilissima, e quindi le quote ovviamente furono largamente superate e cessero in zelo. Ecco, questo è quello che c'è prima della carestia. Abbiamo comunque un fenomeno, una strage, ecco, articolata in questi vari modi. Non ci siamo ancora forse alla carestia vera e propria, ma vedete. Abbiamo allora un momento di sollevazioni. Nuovamente l'abbiamo viste le sollevazioni l'altra volta, di nuovo abbiamo delle sollevazioni contadine, perché la gente cosa fa? Il minimo che può fare prova a reagire. Quelle che nel 30, quelle che nel gennaio erano state 402, balzano a 1048 in febbraio e a 6528 in marzo. Pensate quanti fuochi di rivolta, no? Quindi, da parte dei governanti, degli interventi, no? Ecco. E poi c'è quella cosa che invece ricorre, se ne parla molto, no? Perché naturalmente dopo del negazionismo c'è il riduzionismo e poi c'è anche il giustificazionismo. Allora si dice su molti testi, quelli meno che dicono qualche cosa su questo periodo, dicono: eh sì, ma i polacchi, i birichini, loro ammazzavano il bestiame, se lo mangiavano, come dire, non hanno collaborato. Sì, è vero, in quest'epoca il culaco, se deve entrare, come dice Arrigo Levi, ci entra a mani nude, e quindi il parco del bestiame di quel paese fu dimezzato per opera dei culachi. Ecco, attribuiamoli questa responsabilità. Allora abbiamo un momento di perplessità da parte della dirigenza dopo queste sollevazioni, quindi c'è 30-31 una temporaneo stand-by, una temporanea rinuncia. E allora questi qui, il governo si riorganizza e mette a punto una migliore integrazione di violenza e disposizioni economiche e passa poi all'attacco. E qui entriamo nel biennio più critico. Dove? Walter, scusa un momento. Sì, se ti puoi allontanare leggermente dal microfono, perché c'è un leggero rimbombo. Grazie che me l'hai detto. No, puoi capire. Come va così? Ma vabbè. Sì, che prova? Sia un tema di altro tipo. Va bene, dai, vai avanti, scusa. Cerca. Adesso provano un po' a allontanarmi l'apparecchio, ma. Va bene, dai. Vai avanti, se non si può, non si può. Va bene, va benissimo. E provo a parlare più lentamente io, più a bassa voce io, forse cambia qualcosa, vediamo. E allora, ci sono le direttive, che sono, io ne ho riassunto due, quelle capitali, lassù, impedire ai contadini di uscire dalle campagne, e impedire che i generi alimentari possano entrare in Ucraina. Ci sono i documenti che lo attestano. L'origine della carestia risale al fatto che, come anche in altre situazioni, fissano delle quote eccessivamente alte e quindi gli sottraggono tutto. E poi andavano a prenderlo. Ci sono i cinegiornali dove ti fanno vedere che tastano sentire il vuoto del pavimento dietro i muri e poi tirano fuori i sacchi, abbiamo anche qualche foto. E poi all'interno di questo c'era sempre, come dire, esaltato dai cinegiornali, e questo è sintomatico, l'esaltazione dei figli, dei bambini, dei ragazzini che denunciavano i genitori. Ecco, quindi questo è tipico dei regimi totalitari, dividere la famiglia, entrare, spaccare i rapporti parentali, i bambini che,
che orgogliosi denunciano i genitori. Un'altra cosa che è caratteristica delle carestie, che poi non so se c'era tempo, ma io avevo anche pronto un approfondimento sulle carestie, come funzionano, è che oltre che il cattivo governo, per negligenza o in questo caso per peggio che negligenza, per intenzione, e parallelamente ci sono le esportazioni. Cioè, il 30 era stata un'annata buona, 200.000 tonnellate. Nel 30-31 5 milioni di tonnellate sono uscite dalla Russia. Nel 32-33 scendono, ma sempre 1.750 tonnellate che escono, 1.750.000 che escono. E poi si esportava anche dell'altro, si esportava burro, calorie, ecco. Ora, i dirigenti del partito bolscevico ucraino, perché in fondo poi uno che è di quella terra un po' affezionato, voglio dire, ecco, nonostante essi avessero esplicitamente segnalato che erano eccessive e irrealizzabili quelle requisizioni, le quote furono rese obbligatorie. Dopodiché la carestia cominciava a imperversare, i dirigenti del partito ucraini fecero notare la situazione di carestia, la verità venne fatta conoscere, le requisizioni continuarono. E poi, ecco, nelle città vennero distribuite razioni di pane, perché comunque la città, ci sono attività produttive, industriali, ecco, si cercava quantomeno di... ma nei villaggi no. Furono dati ordini poi di impedire che i contadini, appunto come vedevamo anche in quella... in quel brano di Grossman, quelli provano ad andarci in città a vedere se trovano qualche briciola, però fu impedito ai contadini l'ingresso nelle città di espellerli qualora vi fossero entrati, e viceversa fu impedito che i generi alimentari entrassero. Ci sarebbe da approfondire, solo per dire che allora che si inaugurò il passaporto in Unione Sovietica, fino agli anni 80 c'era il passaporto interno. Il passaporto interno veniva dato a tutti per muoversi, altrimenti non ti muovevi, se non lo esibivi, salvo che i contadini dei kolkhoz fino ai primi anni 80 non erano liberi di girare il proprio paese. E queste cose le ha ribadite, è stato interessante, non lo posso mettere perché è un pezzo della RAI, nell'intervista Gorbaciov che gli fece a Rigolevi, dice: io avevo, per poter andare a studiare mi dovettero fare uno speciale passaporto, perché noi delle campagne non l'avevamo, non potevamo. Ecco, quindi ecco, adesso ci arriviamo, questo è il cannibalismo, la carestia, ci siamo arrivati, ci siamo nel mezzo. Dove è avvenuto? Qui è le zone più nere, no? Ucraina, qui Mar Caspio e Mar Nero, Mar d'Azov, e questo e gli altri territori. Ma li vediamo un po' meglio, anche se fugacemente. L'Ucraina, eccola qua, con tutti questi nomi che adesso sono sulla bocca di tutti i giorni. Ecco, si chiamava Kharkov ed era capitale inizialmente, poi c'è Leopoli, ecco, eccetera, non mi intrattengo. Il Caucaso settentrionale, che oggi è composto, oltre che dalla Russia, dalla Repubblica post-sovietica di Georgia, mentre questo non è più il Caucaso settentrionale. Prese, ecco, la carestia prese anche il Caucaso settentrionale, prese anche il bacino del Kuban, che qui vi aiuto a localizzarlo, che vedete si getta nel Mar d'Azov, e qui è maggiormente particolarizzato. Territorio molto fertile. Ragazzi, queste zone fornivano, in epoca zarista, erano il granaio d'Europa. Erano il granaio d'Europa e non si risolveranno mai più, e ancora negli anni Ottanta l'Unione Sovietica importava grano per i danni compiuti in quegli anni. Ecco il bacino del Volga, si dice, la carestia prende basso e medio Volga. Astrakhan, vedete Volgograd, era Stalingrado questa, era la battaglia di Stalingrado qua. Saratov, è qui, questo è il Samara, Ulyanovsk, questo è il medio Volga, il resto poi Kazan, Dolcioni Tartari, eccetera, Perm, lassù non ci interessa. E poi l'ultimo luogo è il Kazakistan, se non l'hanno ancora demolito c'è anche un monumento, al loro Lodomor, nella capitale, è il più, dopo la Russia, il più grande, lo stato di maggiore estensione dell'ex Unione Sovietica. Ecco, quindi un attimo solo per riflettere su questi tre cose, su questi tre concetti, no? A un certo punto quello che era una possibilità, pur vessata da cattiva fiscalità, da pregiudizi, eccetera, della NIEP, del mercato, di un libero mercato, portare la roba al mercato e venderla a chi volesse,
a chi volesse comprarla, no, la pianificazione e la statizzazione. E quindi la burocrazia che si mette contro i contadini di quale paese? Del loro stesso popolo, del stesso paese. Quindi è quanto mai pertinente la frase di Nicolas Wirth: uno Stato contro il suo stesso popolo. E questa è una caratteristica comune di questi regimi. Andiamo. Ma perché, alla fine uno si chiede, perché? Perché? E allora così per aiutarvi, ecco, velocemente, ecco, due cose sulle teorie che ci stanno a monte. C'è un pregiudizio e una disistima verso il mondo contadino. Nel marxismo c'è un pregiudizio e una disistima. Innanzitutto lo si attesta dal fatto che a fronte di una o di un corpus di opere, di letteratura veramente imponente, lo sappiamo, non solo di Marx e di Engels, ma poi di tutti gli altri che sono venuti dopo, anche le socialdemocrazie, eccetera, eccetera, fino a Lenin, la Luxemburg. Ebbene, poi alla fine, se tu vai a cercare qualcosa sulla campagna, sulla terra, su questi aspetti qua, pochissime pagine, una scarsa attenzione. E poi, vabbè, tutte quelle cose che assumono addirittura aspetti mitologici, no? Priorità dell'industria pesante, mito della classe operaia perché è quella che è l'avanguardia cosciente, eccetera, eccetera. Controllo diretto dello Stato sulle persone, eliminando tutti i corpi intermedi, disgregando la famiglia, le relazioni parentali, fino a ridurre l'uomo a un singolo. Questo, tra l'altro, è un vizietto che hanno ereditato dal filone democratico rivoluzionario francese. Si parte da certe riflessioni di Rousseau, passando per Blanqui e poi quelli proprio rivoluzionari, eccetera. L'atomizzazione dell'uomo, il cittadino singolo, da solo. Quindi, dopodiché, il nuovo Stato forgia l'uomo nuovo. Ecco, farà l'uomo nuovo, deve trovarlo bello, bello, bello singolo, bello, bello libero da corpi intermedi, no? Ecco, e modella la società, estirpando, questo estirpa è preso dalla loro letteratura, dal loro vocabolario, gli elementi ostili, chiaro. Vuol fare una società tutta nuova e quelli che non ci stanno bene dentro sono loro il problema, no? Quindi le deportazioni, viste dal versante dell'allontanamento, sono giustificate. Poi ci sarebbe ma bisogna correre su questo, l'altra utilità è quella di utilizzarli per opere pubbliche gratuitamente, per cui si può affermare che il secolo XX ha visto il ritorno della schiavitù, del lavoro servile nel nord del mondo. Ecco, perché erano di una tale entità e produssero una tale quantità di beni e di opere che era il lavoro schiavile. Allora, di queste pochissime righe, torniamo ai nostri teorici, no? Di queste pochissime righe, ecco, sono riuscito a trovare alcune indicazioni nel manifesto del 48, dell'848, edizione Rinascita, traduzione di Bambino Togliatti, quindi meglio di questo. Ecco, allora loro alla fine dicono queste due cosette: espropriazione della proprietà fondiaria e impiego della rendita fondiaria per le spese dello Stato. Vabbè, abolizione del diritto di eredità. Abolizione del diritto di eredità. Cioè, ci rendiamo conto, cioè, tu hai l'usufrutto e poi è finita, cioè non puoi lasciare niente ai tuoi. Produzione, dissodamento e miglioramento dei terreni secondo un piano comune. Ora, se c'è qualche cosa che occorre, per il quale occorre l'oculatezza, l'esperienza, l'inclinazione del contadino è proprio le terre, perché ogni posto ha i suoi problemi, ha i suoi vantaggi e svantaggi. Ebbene, un piano comune, ecco, cioè fordizzare, standardizzare tutto come una grande fabbrica. Questo è l'approccio. Istituzione di eserciti, interessante, eserciti, sì, proprio così, industriali, specialmente per l'agricoltura. Cioè, quindi anche la forza lavoro che va là ci deve andare, ecco, con un approccio massivo e militaresco. Poi c'è questo passaggio di Lenin che possiamo anche dire, forse nel 18 era particolarmente arrabbiato, magari c'erano ancora da far scappare i culacchi, quelli più veramente i grandi possessori di terra, per cui ci sono queste parole così, così dure, ma comunque per dire che l'elaborazione teorica è povera, perché c'era questo pregiudizio e questo
disistima di fondo. E quindi qualità dell'audio sempre brutto. Vado avanti, va bene, grazie. Ecco, quindi allora, se il socialismo era abolizione della proprietà privata, del mercato, della famiglia, della fede, delle tradizioni e della gerarchia, non quella, perché loro imposero una gerarchia, ma della gerarchia basata sulla religione e sulla famiglia, di questo mondo, sì, forse arcaico, però ecco, che aveva certamente contanto ricco di umanità. Ebbene, allora il contadino è antitetico a questo. La cultura, l'antropogenia contadina sono antitetiche, non sono diverse, sono proprio opposte. E loro fiutavano questo, i governanti. I contadini sono un pericoloso ostacolo non per l'aspetto solo del grano, di ciò che producono, avercelo, prenderglielo o non prenderlo, riuscirci o non riuscirci a prenderglielo, ma per il successo della rivoluzione. Erano un germe che avrebbe eroso i buoni principi della rivoluzione. Decisero di eliminarli, si eliminano. E allora sintetica questa frase, ma molto esaustiva, di Barrington Moore: poiché tenevano in pugno le scorte alimentari, i contadini rappresentavano, anche se in modo primitivo, spontaneo, non erano coalizzati, aggregati, non, il Partito Socialista Rivoluzionario, erano già passati tutti, cioè nell'epoca del grande terrore dei primi anni venti, tutti gli oppositori politici erano stati ammazzati, quindi non avevano dei riferimenti, però pure in modo primitivo e spontaneo erano un centro distinto e indipendente. Erano qualcosa di distinto e indipendente. Allora, con la collettivizzazione, si annienta questa indipendenza economica dei contadini e si ha il controllo assoluto dello Stato sulla campagna. Sulla campagna, come l'aveva ottenuto il controllo assoluto già altrove, dove con le banche e i trasporti, magari nei primi 15 giorni della rivoluzione, e con questi gli hanno fatto fare un po' più di fatica. Devo saltare perché sennò, ecco, questo purtroppo. Quindi, ecco, per la chiarezza, perché in questi giorni, in questi mesi, si parla tanto dell'Ucraina come nazione, come sua identità nazionale, sì, è vero, fu anche un genocidio nazionale. Fu genocidio di classe per quelle cose che abbiamo detto finora. E solo, lasciatemi recitare questa frase del secondo segretario del Partito Comunista Ucraino, precisando che il primo segretario del Partito Comunista Ucraino si suicidò, parentesi, suicidio sospetto, ma comunque era in disgrazia. Che abbia deciso lui il suicidio o che l'abbiano eliminato, certamente molti furono coloro che furono lacerati da questa vicenda, una bellissima figura di poetessa e di intellettuale, anche lei, mi sfugge adesso il nome, ecco, veramente fu una cosa, la moglie di Stalin, a parte che aveva avuto dei diverbi con lui, ma poi fu fatale il viaggio di ritorno verso Mosca dopo che era andata a trovare i suoi, la Nadia Aleluyeva, e si suicidò perché quello che aveva visto nelle campagne in quel viaggio, ecco, la lasciò. Ecco, cosa dice Katajevic? Fu la prova, la nostra forza e la loro capacità di resistenza. C'era voluta la carestia per far loro capire chi era il padrone. Il costo è stato di milioni di vite umane, lo ammette, ma il sistema delle fattorie collettive ha resistito. Abbiamo vinto la guerra. Ecco, quindi che dire, uno Stato contro il suo popolo, chi si pone in questi modi? Ecco, e poi il versante invece del genocidio nazionale. Sì, lo fu perché, allora, se un popolo è già nell'indigenza, è già in questo stato di bisogno e di prostrazione, contemporaneamente portare un attacco su vasta scala contro tutti i maggiori centri ed esponenti culturali e intellettuali ucraini e contro le chiese ortodossa e cattolica uniate dell'Ucraina, ed allora è chiaro che c'era questo disegno. Questo ce lo ricorda Ettore Cinella, che poi il suo libro recente, alla fine lo faccio anche vedere. Scusate, ho fatto una cosa che... Ecco, salto anche su questo, erano solo dei soldati ucraini che difendevano, erano al fianco, sotto, come ausiliari sotto della Wehrmacht. Ecco, questo per dire la complessità, ecco, di queste vicende. Ma no. Ecco, passiamo alla seconda parte. Abbiamo visto i fatti, adesso ci chiediamo il perché
come dicevate voi, scusando, ma io non ne sapevo niente, ma io... Ecco, ma perché la negazione dell'Olodomor? Per tutti questi decenni. Ecco, prima il negazionismo. Allora, grosso modo, questa slide dice il negazionismo durante, poi vediamo il negazionismo, diciamo, in questo sviluppo di decenni, dal 45 fino al, diciamo, agli anni 80-90, e poi la constatazione amara che ancora oggi c'è una reticenza, soprattutto in certa editoria italiana, la quale però è quella che poi produce i manuali scolastici per i nostri figli. Allora, durante era saputa, era ammessa dai testimoni in quei mesi. Alti funzionari del partito lo sapevano, attivisti locali, osservatori stranieri, contadini stessi, fintanto che poi non fossero chiuse, non si chiusero le frontiere. Però in URSS era illegale affermare. Era reato di propaganda antisovietica ed è un reato che poteva comportare anche l'esecuzione capitale. Illegale, o quantomeno comunque la deportazione. E ai portavoce sovietici all'estero negare l'esistenza della carestia. Poi c'erano i fiancheggiatori, i comodi, che ovviamente possibilmente non comunisti. Nell'Occidente c'erano delle belle figure come il presidente del Partito Radicale, sindaco di Lione, Eduardo Herriot, ma ce n'erano anche altri, che, invitato dai sovietici a visitare l'Ucraina, onori, feste, luoghi di abbondanza, e gli fecero girare l'Ucraina bella, quella ci sarà stata anche, certamente, e rientrato smentì ogni carenza alimentare, disse che era una favola, una leggenda ridicola. Il più efficace, il più carino, fu sicuramente Walter Duranty, un prestigioso inviato del New York Times, non meno prestigioso giornale. Negli anni 20 e 30 viveva nell'agiatezza, ben oltre il tenore di vita che un giornalista si possa permettere. Nel 32 si becca anche il premio Pulitzer e poi è quello colui che porta, accompagna l'Unione Sovietica al riconoscimento diplomatico da parte degli USA, invitato a cena lui da Franklin Delano Roosevelt. Ebbene, questo l'ho voluto mettere per esteso, anche se il vicepresidente giustamente mi sconsiglia di mettere tanto testo, però ecco, per essere precisi, William Strang, che era un diplomatico, riferisce di una conversazione, così, a quattro occhi, come si diremmo oggi, a microfoni spenti, con Duranty, il quale disse, aperte le virgolette, i morti per fame nell'ultimo anno possono ammontare a 10 milioni. Tuttavia la verità si poteva sapere, c'è quel lavoro attraverso articoli mandati con Corriere Diplomatico di Malcolm Muggeridge del Manchester Guardian, un lavoro ancora più coraggioso di Gareth Jones. Gareth Jones era un reporter gallese, prendo, dove la carta di mancione, che percorre in incognito, in treno e a piedi le zone vietate. Appena uscito tiene una conferenza stampa a Berlino. Poi morirà in circostanze oscure. Jones si recò a Berlino e raccontò in una conferenza stampa quello che stava succedendo. Sul treno, dice, sul treno un comunista negò davanti a me che ci fosse una carestia. Gettai una crosta di pane che stavo mangiando la mia provvista, la stai in una sputacchiera. Un altro passeggero, un contadino, la ripescò fuori e la mangiò voracemente. Gettai una buccia d'arancia nella sputacchiera e il contadino di nuovo la ferrò e la divorò. Era il 29 marzo 1933, dove il giorno dopo numerosi giornali europei e americani riportavano le impressionanti notizie. E poi c'è il lavoro scrupoloso, puntuale del console italiano Sergio Gradenico, prima a Kharkov, perché era la capitale, poi dopo a Kiev, invia rapporti dettagliati su ciascuna fase della carestia. E così pure il console tedesco lo fa, Carlo Walter. E poi coraggiosi, tutti di vaglia, Arthur Koestler, Buio a Mezzogiorno, ricordiamo, George Orwell, Vittor Kravchenko, Ho scelto la libertà, un bestseller degli anni 40-50, lui era un funzionario, alto funzionario del Partito Comunista Ucraino, poi inviato durante la guerra negli Stati Uniti, e decise di passare dall'altra parte. E poi Vasily Grossman, che abbiamo letto. Poi abbiamo questo lungo periodo
lungo periodo in cui la guerra fredda, salvaguardare gli equilibri internazionali, cerchiamo di non, ecco, di non, perché poi di là se gli dicevi certe cifre davano di matto, e quindi c'è un silenzio che è, diciamo, comprensibile, giustificabile nell'ambito della diplomazia e della politica, del Ministero degli Esteri. Diciamo meno giustificabile invece negli ambiti intellettuali, dove quando gli interessa gridano e le cose le dicono, nelle università il silenzio, nel mondo della cultura, la TV pubblica, la TV, i giornali, non si parlò di tutte queste cose, così non solo dell'Ucraina, ma non si parlò neppure delle tante fosse comuni, le fosse di Katyn, 22.000 polacchi, ma se ne è cominciato a parlare negli anni 90, Sandormoch, mi onoro di esserci stato presso le fosse di Sandormoch, 7.000 in una fossa comune, Butovo, una fossa comune di fosse, diverse fosse comuni con 20.000 sotto, Levashovo, Butovo, non Butovo, Butovo, Levashovo 46.000, poi ce ne sono in Romania, in Albania, in Slovenia, Hudayama, Blajburg, Jazovka, Kočevski Rog, Tesla sono lì vicino. Ecco, in questo paniere, in questo insieme di situazioni taciute, c'è la nostra vicenda. C'è il silenzio, più o meno proprio per quegli anni, sulle foibe, quelle in Istria, quelle triestine, Castua, eccetera. Poi però, ecco, l'ho messo in due colonne, però io mi ricordo da piccolino, l'ho sempre sentita sta cosa, la gente comune, magari parlando al bar, c'era una frase che è rozza, che è falsa, presa così alla lettera, non dice il vero, ma che era un sincretismo, un sillogismo, no? Cioè, in Unione Sovietica sono comunisti, in Unione Sovietica sono successi casi di cannibalismo, i comunisti mangiano i bambini. No, non è vero, messo in questi termini, però si diceva, per tanti l'ho sempre sentita, e nasce da qui. È nata da queste carestie, da questi casi appunto di cannibalismo, i comunisti mangiano i bambini. Ora due slide dove verde, il risarcimento morale, emerge la verità. Ecco, questa e poi un'altra. Il maggior debito lo abbiamo verso Robert Conquest, storico inglese, poi si è provato a lavorare molto bene negli Stati Uniti, che fa un lavorone imponente dal 79 all'86, ne esce fuori un saggio, The Harvest of Sorrow, raccolto di dolore. E poi un vituperato da noi italiani, non in Polonia dove gli dedicano vie e piazze, un vituperato presidente degli Stati Uniti, promuove una commissione bicamerale di studio. Il Congresso e il Senato si mettono a lavorare su richiesta, su proposta del presidente Ronald Reagan, e ne escono fuori, dopo 5 anni di lavoro, dal 84 all'88, tre volumi di testimonianze. Ricordiamo che c'è una cospicua diaspora in Stati Uniti e in Canada, di testimonianze. Ancora nell'88, con un povero Gorbaciov che cerca di affermare la sua perestroica, ancora nel 1988 il Comitato Centrale del Partito Comunista Ucraino raccomanda di comprovare il carattere mistificatorio delle affermazioni dei nazionalisti borghesi ucraini sulla fame. E solo nel 90 comincia a sganciare qualcosa con il primo degli approcci, che è quello di individuare alcuni capi espiatori singoli, alcuni cattivi. Si denunciano le responsabilità di Stalin, Molotov, Kaganovic. Ora, la seconda slide sulla emersione della verità non è subito. Perché? Perché dobbiamo con rammarico constatare come il negazionismo, in senso stretto, in senso proprio, o nelle sue forme declinate e anacquate di riduzionismo, no, non erano tanti così, non esageriamo, sono cifre esagerate, o di giustificazionismo, ma era per un bene superiore, come ho sentito l'altro giorno l'intervista, un lavoro dove il Alfredo Reichlin diceva, ma ci voleva per fare la cupolazione primitiva e poter fare l'industrializzazione rapida e forzata per l'Unione Sovietica, e quindi è stato un bene, no? Se bene, come finisce bene. Ebbene,
almeno lasciatemi dire questo, un esempio, preso così in casa, vado a vedere su che cosa ha studiato mio figlio, edizione 2000 del Peppino Ortoleva, Marco Revelli, edizione Bruno Mondadori, il titolo è secondario, sono già tutti gli stessi titoli, e lui faceva il liceo classico, ecco, voglio dire, non è che fosse proprio l'ultimo degli istituti scassati. Ebbene, non c'è la parola Oldomor, ma al limite possiamo capire, magari si affermò più tardi, magari, però ecco, parlo un attimino di una carestia che comporta 7 milioni di morti e che ha delle caratteristiche sue proprie, mentre invece quelle proprio si negano. E invece abbiamo una, che poi se la stendete su un manuale diventa una riga questa, aperte le virgolette, come il 1930. Abbia potuto dare un raccolto cerealicolo straordinario, seguito da anni di fame, per un calo della produzione assai forte. Allora, tutta questa vicenda che ci ha fatto accaponare la pelle è un calo della produzione, su via, dai. E questo lo cito in modo analitico, l'ho citato, ma ho esaminato altri 11 manuali che vi sto raccogliendo da chiunque me li può dare, sono quasi tutti sconfortanti. Ma che dire, non si lamenti, allora il Conquest sì, avrebbe da lamentarsi perché il suo raccolto di dolore, pubblicato da lui nel 1986, fu i diritti per la pubblicazione in italiano furono acquistati da una casa editrice, la quale, si dice per ragioni di bilancio, non lo pubblicò, se lo tenne nei cassetti e dovemmo aspettare 18 anni, il 2004, muri caduti, Unione Sovietiche implose, eccetera, eccetera, 18 anni dopo, ad opera meritoria della Fondazione Liberal, non di quella casa editrice là che non menziono. E pensiamo che, ecco, di 51 opere che trovi, se digiti su internet, relativi, fra libri e articoli relativi all'Holodomor, in italiano ne trovi 6 su 51. Ma di che stupirsi, non si lamenti, Robert Conquest, per sé il grande Karl Popper, la Società Aperta, che pubblicò nel 1945, abbiamo potuto leggerla nel 1994, e corro sulle altre cifre, però vedete, quando vedete due cifre, perché la pubblicazione dell'opera originale e poi quella in Italia, e alcune invece non hanno la seconda cifra. E tutti i nostri maestri del pensiero liberale soprattutto, perché magari la stampa cattolica un po' c'ha le sue case editrici e in qualche modo, invece i più castigati sono stati il pensiero liberale. Popper, Friedrich von Hayek, Erich Fögelin, Isaiah Berlin, Richard Pipes e tutti gli altri. E Michael Oshot e per certi aspetti anche la Arendt, che se non era per le edizioni di comunità di Olivetti, parecchia sua roba. Ecco, la seconda slide sulla emersione della verità e siamo in fondo. Siamo in fondo, il Parlamento dell'Ucraina e 19 nazioni nel 2008, 19 nazioni indipendenti, hanno riconosciuto le azioni del governo sovietico come atti di genocidio. È stata individuata una data, il quarto sabato del mese di novembre, ho inaugurato un museo. Ecco, per dirvi che cosa sia per loro, per i nostri amici ucraini, l'Holodomor, noi abbiamo il risorgimento, la resistenza come evento identitario su cui si fonda la legittimazione di uno Stato. Uno Stato deve avere un evento identitario, noi abbiamo appunto questi due, no? Su quello fondi la legittimazione, non mitologia, ecco, storia, però ecco, ebbene, mentre noi tutto sommato, per cosa si caratterizzano? Risorgimento e resistenza, sofferenze, lutti anche, problemi, no? Però poi c'è uno sbocco felice, uno sbocco di composizione, di nascita di qualcosa. Invece loro è talmente gli assegnati che assumono come evento identitario la storia di una tragedia, una sconfitta. Ecco, l'ultima slide. Diciamo che voglio terminare con un'esortazione, con una proposta. Ecco, se in vista del 26 novembre, anche nell'area milanese, e mi fa molto piacere che ci sia questo soggetto che abbiamo detto prima, Luisa, ecco, responsabile per la città metropolitana di Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Ecco, se si riuscisse a fare un pool, un due o tre rappresentanti di associazioni
è una lettera, una mail, vedere un po' insieme con, perché io ho già parlato anche con il consolato, con funzionari del consolato, ecco, si, le cose si possono, il console generale appunto è a Milano, si può imbastire qualche cosa e vedere di ecco, trovare anche qualche momento formale che l'Holodomor sia ricordato magari in consiglio regionale, che si inviti se non l'ambasciatore, come ho scritto qui, il console generale. Andare presso l'ente locale, che è il sindaco, non solo della città metropolitana, ma anche di tanti altri centri della Lombardia, incontrino anche le donne, incontrino le nostre badanti, dei nostri vecchi, incontrino il sacerdote, che da noi ce l'abbiamo, a Savona, ecco, e poi parlarne con tutti. E poi chiedere certamente passi istituzionali più alti che sfuggono alla nostra, però ecco che lo Stato italiano promuova nelle sedi internazionali il riconoscimento dell'Holodomor come omicidio. Ecco, sulla mostra abbiamo preparato, sull'Holodomor abbiamo preparato una mostra, molto spiccia. Io vi posso, su supporto informatico, ve la mando e voi scendete in copisteria e si tratta di fare delle A3, dei fogli A3, non sono speciali, sono 12 fogli A3. Qui ci sono i riferimenti bibliografici, solamente ve li faccio vedere, questo è quello di Ettore Cinnella, questo è il prezioso, introvabile lavoro curato da Andrea Graziosi, le lettere di Sergio Gradenico, console a Kharkov, e poi Harvest of Sorrow. Vi chiedo scusa se è durata un'ora. Sabato 26 novembre, cerchiamo di fare qualcosa. Grazie. Grazie. Allora, grazie. Come la storia si ripete praticamente sempre. Sentire certamente, noi non facciamo, come tu ben sai, Walter, questione di numeri, è questione di umanità, è questione di dolore, è questione di sofferenza. Quindi, sentendo e leggendo e vedendo le slide, non ho potuto niente altro che fare, oltre che provare un dolore terribile per questa carestia, per questa tragedia, per questo genocidio, chiamiamolo come volete, ma è un rinnovare il dolore di tutto quello che è capitato a noi. Quando si vede che veramente, ma espropriazioni, addirittura nemico del popolo, letto. Quando portavano via la nostra gente, erano accusati di essere nemici del popolo. Mio papà è stato un nemico del popolo, poi non è stato ammazzato. È stato salvato da un partigiano titino, peraltro, ma era un nemico del popolo. Ma dove si vede che l'umanità emerge, no? Anche il tuo nemico può diventare il tuo amico, perché ti conosce, perché sa che tu non sei un nemico del popolo e ti salva. Ecco, però prima volevo accennare, io non parlerò della riforma agraria che poi c'è stata e tanto, magari ne parlerai tu una volta, Walter, in Jugoslavia, però io voglio soltanto dire alcune cifre. 1940-1950. In un piccolo paese che Orsera è il mio paese. Orsera aveva 2000 abitanti. Parliamo del 1940, quindi 2000 abitanti. Nel 1950 ne aveva ancora 900, ma ce ne andiamo in 1960 in tutto. Quindi rimangono 40 persone. Di queste 40 persone, una è quella che fa la testimonianza e che scrive questi numeri. Era un socialista, quello che era Luigi Boico, diventato poi, ai tempi della Jugoslavia, Luigi Boico con la K, non più un nome italiano, italianissimo, ma diventa un nome croato, e a questo punto lui fa questa comparazione. Cerco di saltare, vado veloce. Contadini 320, ma erano ancora 250 perché erano rimasti ancora i 900. Pescatori già da 60 si riducono a 15, poi non ce ne saranno più. Cave di pietra 3 diventano 0 nel 1940. Fabbri da 3 a 1, falegnami da 5 a 1. Botteghe commestibili, i miei genitori, mia nonna aveva una di queste botteghe,
da 7 diventano 1, ma poi diventano addirittura 0, perché la proprietà privata non può più esistere, neanche là, chiaramente, no? Sì. La drogheria 1 diventa 0, la macelleria da 3 diventano 0, le osterie e le trattorie da 5 diventano 2. La levatrice non esiste più, da 1 a 0. I preti da 2 diventano 0. Anche da noi, in Jugoslavia, cioè in Istria, quando arriva la Jugoslavia, si distrugge la famiglia. Quello che i nostri vecchi chiamavano, volevano il libero amore, lo chiamavano. Sì. Cioè si disgregano le famiglie e si fa quello che si vuole, in poche parole, no? In chiesa non si può più andare. Voi lo sapete che ci sono due beati, uno italiano, uno croato e anche uno sloveno, veramente, di cui non ricordo, chiedo scusa il nome, ma il beato Bonifacio, ucciso dai titini, e l'italiano, e l'altro, il croato, è Don Vlad, Miroslav Bulevic. Eccoli qua. Poi c'è Sant'Ingve in mezzo, Loise Grosde è lo sloveno. Esatto, bravo, ecco che non ricordavo il nome. Certo, quindi non si può più andare in chiesa. Che cosa succede? Ti nasce un figlio? Il prete viene di nascosto a casa tua di notte. O si va a Trieste, quando si comincia da poter andare a Trieste, e si battezzano i figli a Trieste. O ci si va a sposare a Trieste, oppure viene il prete di nascosto. Come vedete, è tutto molto simile, molto comune, ma i numeri. L'elettricista da 2 diventa 0, il taxi da 1 diventa 0, la compravendita di pesce da 2 diventa 0, le famiglie che vendevano il latte da 3 diventano 0. Questa è l'immediata conseguenza dell'arrivo di titini. Vuol dire che già quella economia di paese, non parliamo di tutta la regione, viene completamente cancellata e si comincia a vivere nella miseria. Chi aveva campagna, come vi accennavo ieri, poteva, veniva espropriato di tutto, tutto quello che avevi diventava, veniva messo in cooperativa, ma non soltanto le mucche, i muli, noi non avevamo tanti cavalli in Istria, avevamo i muli, le mucche boscarine, meravigliose mucche bianche con delle immense corna, ma ti portavano via, mettevi in cooperativa anche la sessola, cos'era la sessola? L'aggeggio che serviva per prendere nel negozio di commestibili, quella volta la pasta era sfusa, si prendeva con questa... Una paletta un po'... Con questo, ecco, perfino quello veniva preso e veniva messo in cooperativa. Tutto veniva messo in cooperativa. Della campagna che tu possedevi, tu potevi rimanere proprietario di quello che tu solo riuscivi a coltivare, perché anche se tu non lo volevi dare, te lo portavano via. Ma era la condizione senza la quale tu poi non potevi avere neppure una pensione, perché se tu avessi contrastato questo, non ti avrebbero dato la pensione. È tutto scritto in questo libro, che dal punto di vista dei dati economici di un piccolo paese che Orsera rispecchia tutta la realtà dell'Istria. Ma anche... Dici il titolo. Il titolo è L'eredità di Giuliano Boico. Giuliano Boico è il figlio di questo povero illuso socialista, Luigi Boico, che rimane Orsera. Peraltro con la moglie assolutamente contraria. Io Orsera ho parlato con la figlia, che oramai è morta, e mi ha detto: la mamma non ha mai perdonato a mio papà di essere rimasto Orsera. È stato quello, sono sempre stati insieme, ma lei non gliel'ha mai perdonato. Ma lui è rimasto per questa illusione, perché lui è convinto che arrivano i titini, arriva il socialismo, arriva quello che chiamavano il paradiso comunista, e lui è rimasto nella speranza che tutto venisse ridistribuito, che tutti fossero uguali, e man mano si vede, si leggono le sue poesie, anche un po' sgrammaticate, in dialetto soprattutto, nel nostro dialetto istroveneto, e si vede questa delusione che sale,
e sembra che muoia poi anziano prima del conflitto della guerra in Jugoslavia, della guerra dei Balcani, perché non vuol vedere, lui capisce che sta per succedere qualcosa, ma non vuol vedere un'altra guerra. Ecco, la delusione. Quello che è successo certamente con grandi, enormi, immensi numeri, mai paragonabili, ma mai da paragonare i numeri, è l'umanità che ha sofferto, è l'umanità che soccombe nell'indifferenza, purtroppo, nell'indifferenza quasi generale. Basta che uno venga invitato in quelle immense, meravigliose, ricche, e non si vede quello che si deve vedere. E si racconta che è tutta una storia, che non è vero assolutamente. Ecco, questa è la realtà dei totalitarismi, in questo caso del Partito Comunista, che realmente... Vabbè, io non faccio nessun commento perché sono troppo parte in causa, assolutamente. Luisa, professor Nante, se avete qualche commento o domanda... Io mi sono fatta solo una domanda. Come la carestia... In genere le carestie nelle campagne avvengono per le cavalette, che distruggono tutto, per inondazioni, per siccità. Lì è voluta dalla cattiveria dell'uomo. Sì, hai perfettamente ragione, Anna Maria. Scusa se intervengo. No. Mi ha molto colpito proprio cioè questa... allora, hanno tutti sempre... almeno io ho sempre sentito parlare del comunismo come se fosse stato chissà che cosa, no? E poi ovviamente si vedevano le cose storte. Io ho letto la perestroika di Gorbaciov fa quando ero uscito, ho fatto fatica a arrivarci in fondo, ho fatto veramente fatica, perché lui magari credeva anche in qualcosa di positivo, però poi alla fin fine la situazione è quella che vediamo adesso con quello che sta succedendo ancora adesso in Ucraina. È veramente una cosa spaventosa pensare che qualcuno possa decidere così di punto in bianco, perché di punto in bianco non penso che ci siano stati, di invadere un altro paese. E su questo io penso sempre che la sovranità di una nazione è inviolabile, proprio per tutto quello che poi quella nazione ha vissuto, ha già vissuto. Quindi è un po' come se qualcuno da noi, non so, gli austriaci venissero a un certo punto a dire: bene, adesso andiamo ad invadere l'Italia. Ma che senso ha? Che senso ha? Cioè, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi ecco, io sono rimasta veramente... pensavo che fosse una cosa a febbraio, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, che fosse una cosa che si potesse risolvere abbastanza velocemente, di fermarla. Però io continuo a vedere che non c'è la volontà di fermarla, questa tragedia che sta andando avanti. Cioè, è veramente spaventoso. Io non riesco neanche quasi più a vedere il telegiornale quando ne parlano, perché mi fa troppo male. Cioè, è veramente cercare di annientare un'altra volta il popolo. Per cosa? Ha diritto di vivere anche lui come tutti gli altri, ma soprattutto poi la cattiveria, ecco, la cattiveria, la carità cristiana, ma dov'è finita? Il rispetto della vita umana. Trovo veramente, scusatemi, è così. Trovo veramente terribile tutto questo. E poi ecco, con quello che ha raccontato Walter, che a me ha aperto veramente una voragine. Avevo captato qualcosa, come vi dicevo prima, dal libro, perché si parlava proprio appunto di persone che avevano mangiato i propri figli, perché non aveva niente, non avevano più niente. E adesso con quello che ha raccontato Walter, effettivamente è avvenuto, e nessuno ne parla, fanno finta tutti che non sia successo nulla. È un po' come con l'Armenia, perché un'altra cosa spaventosa è anche quella. Io mi ero documentata un po' di anni fa su quel genocidio, perché anche quello è un altro genocidio. Ah.
ci sono delle storie veramente incredibili nel mondo che io mi chiedo dove vuole andare l'uomo, perché così ci annientiamo da soli. Sì. Andiamo avanti così, ci annientiamo da soli. Quindi, Walter, io ho preso nota anche per quanto riguarda chiedere un riconoscimento e ricordare questo drammatico fatto in consiglio regionale, perché conosco alcuni consiglieri regionali, abbiamo Carlo Borghetti che tra l'altro è anche un associato dei Partigiani Cristiani, quindi chiederò sicuramente a lui di e poi conosco anche Fabio Pizzo, cioè, conosco un po' di persone. Anch'io conosco Fabio. Fabio è sicuramente una persona disponibile su questi argomenti. Vedremo sicuramente di far fare un intervento, perché secondo me è giunto il momento di tirarle fuori queste cose qua. Sicuro, sicuramente. Grazie. Sì. Grazie a te, Luisa. Bravissima. Veramente, forse con poco si può fare, perché io sento questo che c'era in te, questo, come dire, anche un, non so di, non so se chiamarlo risarcimento, però un desiderio di fare anche qualcosina per loro. Sì, ecco, sì. Se lo riusciamo a ricordare, che semplicemente, sai come si dice fra noi, no? Beh, un passaggio al TG3, no? Sai, un minutino al TG3 fa tanto, capito? Sì. Fa tanto. Sì. Allora, ecco, una scenetta del tipo, il consiglio regionale riunito, sì, oppure una ha incontrato il console generale e una delegazione, il sacerdote, ecco, un passaggio al TG3 è un minutino, ma almeno un po' di gente comincia a chiedersi. Certo, comincia a chiedersi quantomeno che cos'è. Un poco si può fare molto, vi veramente grazie, auspico che questi vostri contatti portino frutto. Sì. Speriamo di sì, dai. Grazie Walter. Grazie a voi. Professor Nante. Niente, grazie a te Luisa, veramente grazie. Poi ci sentiamo anche per questo, sì, naturalmente. Sì, va bene, sì, d'accordo, va bene. Grazie a tutti il cavallo rosso, che adesso mi ci metto anch'io. Eccomi. Il cavallo rosso, il grande Eugenio Corti, anche lui mi conosciuto, per carità, noi siamo, mio figlio andò espressamente a incontrare Mario Rigoni Stern, nulla da togliere a Rigoni Stern, però Rigoni Stern era laico, scriveva per l'Einaudi e ha avuto un bel percorso e ne siamo tutti felici. Eugenio Corti si meritava di più ed va riscoperto, anche se ci ha lasciato dalla vita terrena, però va riscoperto Eugenio Corti. Grazie. Sì. Tanti avrebbero meritato di più, ma lasciamo perdere. Sì. Professor Nante. Dica. Gli dice qualcosa, commenta, è rimasto anche lei come tutti noi, anche se poi le cose per presentare la conferenza qualcosa abbiamo letto, ma siamo rimasti tutti veramente senza parole. Io lo dico sempre, guardate che l'uomo è il peggiore degli animali, purtroppo è veramente... Però ha delle risorse. Io lo amo e lo amo l'uomo, però veramente si fa una fatica ogni tanto, veramente è proprio faticosissima la cosa. Veramente. Vabbè, dai, professor Nante, ci dice qualcosa? Io l'avevo già seguita questa conferenza, anche se secondo me ha cambiato diverse cose, Walter. Secondo me hai cambiato diverse cose e secondo me hai fatto... era più cruda quella che ho vista io, diciamo. Secondo me era più cruda e probabilmente anche più incisiva, diciamo. Ecco, tu l'hai arricchita di considerazioni, diciamo, anche politiche, anche, diciamo così, di ambiente e di sociologico sostanzialmente. E, ovviamente sono cose che vanno meditate. Come pugno nello stomaco mi è piaciuto più il primo che mi hai dato, diciamo, o può darsi che questo l'ho vissuto meno come pugno nello stomaco perché lo sapeva già vaccinato per venire nel forse mercato, quello diciamo. Essendo quello, vaccinato, diciamo, però questo potrete saperlo solo voi quando avrete, come dire, i riscontri nei prossimi giorni, immagino farete alla prossima settimana quando vi rincontrerete. E capirete, diciamo. Certo. Però niente, io vi ringrazio e
adesso io devo scappare, scusatemi. Va bene, io professore vada pure, io adesso devo soltanto, e la ringraziamo, io ieri sera gliel'ho detto quando ci siamo conosciuti, sia il professor Nante che Luisa Ghidini, io vi ringrazio a nome della nostra associazione, dell'Associazione Nazionale anche Venezia Giulia e Dalmazia, non soltanto i comitati di Savona e di Milano, con tutto il cuore. E spero che veramente andiamo avanti, perché più ci si conosce, più ci si capisce, non c'è niente da fare, no? E più si va d'accordo in genere. E con tanta e con la buona volontà si riesce a fare veramente proprio tutto. Proprio tutto. Quindi, professor Nante, lei può andare, la ringrazio ancora, ma volevo che sentisse i ringraziamenti nostri, fatti veramente. Sono io che ringrazio voi e spero di rivedere soprattutto Luisa, perché chiaramente come interessi storico-culturali siamo più vicini, diciamo così. Però sì. Insomma, ecco, e volentieri è comunque una bella cosa. E comunque io questa volta non ho imparato la storia dell'Holodomor, ho imparato la storia, diciamo, dei veneziani, com'è che si chiamano questi che parlano il dialetto, com'è che siamo istroveneti. Istroveneti. Ecco, il nostro dialetto è l'istroveneto, è un enclave culturale che non conoscevo, e quindi io ne esco arricchito, ecco, diciamo, oggi sono contento. Siamo ci diamo da fare, professore, cerchiamo di darci da fare, di mantenerci in vita, ecco, cioè no, veramente ci diamo da fare, veramente. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie, buonasera. Arrivederci. Io un attimo devo lanciare la conferenza di giovedì prossimo, 3 novembre, sempre alle ore 18, avremo di nuovo con noi l'avvocato Lino Sardo Salvertini, presidente della Lega Nazionale Trieste, che ci parlerà ancora dell'irredentismo. Questa seconda conferenza è quasi la continuazione di quella che l'avvocato Sardo Salvertini ha fatto il 29 di settembre. Il 3 di novembre è una data importante. Precede il 4 di novembre, che per noi, per tutti gli italiani, è stata una data importantissima, che una volta si celebrava come festa nazionale, oggi molto di meno. Che per noi è sempre invece una data fondamentale. Da quel giorno le nostre terre, tranne Fiume e la Dalmazia che era persa, finalmente siamo diventati italiani, per cui per noi è stato fondamentale, quella data è stata fondamentale, ma è anche la conferenza è già stata registrata, perché il 3 di novembre a Trieste è San Giusto, il fa santo patrono, per cui non avremmo potuto farla in diretta. E anche però noi parleremo di 6 persone, gli ultimi martiri del Risorgimento, quelli che il professor Giuseppe Parlato li ha definiti in questo modo. Sono le tre persone che sono morte, uccise dalla barbarie inglese a Trieste il 5 e 6 novembre 1953, per il ritorno di Trieste all'Italia. Per cui li ricorderemo. Io voglio farne già adesso il nome, perché bisogna ricordare le persone. Quando se ne parla si mantengono in vita, per conto mio. È come la memoria. Se la si fa non la si dimenticano le cose. Quindi noi ricorderemo Pierino Addobbati di Zara, 14 anni. Emilio Bassa, Nardino Mangi, Saverio Montano, Francesco Paglia, Antonio Zavadil. Ecco. Sarà la conclusione di questo irredentismo. Il titolo della conferenza sarà dal 1 maggio 1945, quando i titini occupano Trieste, al Trattato di Osimo, il dopoguerra lungo e diverso della città di Trieste. Luisa, Walter, vi ringrazio davvero. Grazie. Tanto. È stato emozionante. Hanno tutti quelli che erano presenti, abbiamo imparato un pezzo di storia, anche questo sconosciuto, come vediamo sono punte di iceberg che emergono, proprio è proprio vero che la maggior parte della storia è proprio sconosciuta, se ne conosce veramente poco. Grazie ancora, grazie ai presenti e ci vediamo a presto la prossima settimana. Grazie. Grazie. A tutti. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.
Alle prossime occasioni. Ciao, ciao. Grazie infinite. Ciao, ciao. Claudio e ciao Anna, grazie per tutto. Ciao, ciao.